frittelle di rose. Appena colte e le più profumate per fare una ricetta molto speciale che usava a fare la mia nonna, anche perché anche lei adorava maneggiare i fiori per qualsiasi motivo. Ahimè, ahimè, dovremo conciare queste rose stupende con un coltellaccio. Ci tocca. Aggiungiamo lo zucchero semolato. Un sorso d'acqua. Due cucchiai di farina e un pizzico di cannella. Aggiungiamo mezza bustina di lievito vanigliato, aggiungiamo petali di rosa, il risultato è una pastella morbida, molto profumata. La cannella ci sta benissimo, secondo me, ma solo un pizzico, non di più. Ecco, ora friggeremo, faremo delle piccolissime polpettine utilizzando un cucchiaino da caffè, in questo modo. Mentre le nostre frittelline stanno friggendo, vado al giardino a rubare ancora un po' di rose. Prepariamo una base per lo zucchero che andrà sopra le frittelle, mettendo dello zucchero semolato e ancora un po' di cannella. E poi prepariamo un vassoio con delle rose. Io uso molto le rugose, quelle sono sono molto leggere e sono molto sottili, e le trovo molto giuste e molto, molto valide per l'ornamento. Le petali tra le frittelline o un petalo ogni frittellina, perché no, così frittelle di rose.